gambe a penzoloni, il nostro operatore gira la sua cronaca avventurosa. I calciofili romani sono tutti mobilitati per il derby del cupolone. Si parcheggia dappertutto, persino sotto i ponti. File interminabili di macchine, febbre di far presto per non perdersi nulla dell'eccezionale spettacolo. È doppiamente bella Roma, vista da quassù, in questa limpida giornata di fine novembre, dorata dal sole. Lo stadio dei 100.000 è quasi pieno, cremitissimo nelle curve dei popolari. Si calcola che siano presenti non meno di 85.000 spettatori, primato assoluto per partite di campionato. Il nostro elicottero plana sul campo, lieto diversivo per la folla in attesa. Ecco le due squadre per le quali si sono fatte scommesse pazze, scommesse destinate a rientrare. Sintesi della partita, 2 bei gol e basta. Ecco al 18° minuto la spettacolosa rete di Galli, una cannonata nell'angolo alto alla destra di Sentimenti Quarto assolutamente imparabile, come del resto confermerà la ripresa da terra. Non c'era proprio niente da fare. Non meno bello il gol di Vivolo al 40° minuto. Da Brene se la Puccinelli, la palla giunge al centravanti. Per non essere colpito a un braccio, Treresi fa scappare all'avversario. Vivolo a Fontanesi e immediata restituzione. Gol! Azione stupenda. Ma resta il dubbio se il tiro di Vivolo fosse imparabile. Abbracci fra i biancocelesti, abbracci e coppe omaggio di Miss Europa a Sentimenti Quarto e poi a Tre Re nell'intervallo fra i due tempi. Tutta qui la ripresa, traversa di Bergamo al quarto d'ora e conseguente tiro fuori di Puccinelli. Magnifico salvataggio di pugno di Sentimenti Quarto su sventola di Brone 6 minuti dopo. Per reciproche scorrettezze espulsione di Perissinotto e Antonazzi verso la mezz'ora. Testa di Galli e palo che salva il pareggio della Lazio a 2 minuti dalla fine. Ma non è ancora finita, anche se rimarrà senza risultato la carica offensiva dei giallorossi. Pochi secondi prima che l'arbitro dia il segno di chiusura, Galli sfiora la traversa. Ancora una volta la tradizione ha favorito la Lazio.